L'assessora regionale alla cultura Chiara Biondi e Francesco Di Stefano di Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO hanno presentato in Regione Marche la sesta edizione di Italian Youth Forum sul tema dell'acqua, che si terrà ad Urbino dal 5 al 7 aprile. Beh, sicuramente è una bellissima iniziativa che coinvolge i giovani, grazie infatti all'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO. Sarà possibile realizzare ad Urbino, quindi nel mese di aprile, un'iniziativa con proprio il forum dei giovani dell'UNESCO. È un modo innanzitutto per far conoscere la nostra regione, quindi per sensibilizzare anche i giovani verso un tema molto importante che è il tema dell'acqua. È stato scelto Urbino proprio perché è una città che rappresenta l'acqua, quindi diciamo, in quanto è una città che si pone a metà strada, no? Tra la montagna e il mare, ed è comunque attraversata da corsi d'acqua. Sicuramente un merito a questi giovani ragazzi, perché il fatto che oggi parlino di un tema così importante per l'ambiente, che è appunto il tema dell'acqua, ciò sta a significare che poi, sono sicura, saranno dei giovani che avranno a cuore le sorti del nostro paese, del nostro territorio in maniera particolare. Dopo aver toccato grandi città come ad esempio Matera, Cagliari, Parma, approda appunto ad Urbino, quindi sceglie le Marche, e quindi da assessore regionale alla cultura e all'istruzione, ma soprattutto alle politiche giovanili, faccio un plauso a questi giovani ragazzi perché hanno voluto scegliere la nostra regione. Sì, allora, l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO organizza per questa sesta edizione dell'Italia Youth Forum a Urbino. Saranno tre giornate aperte al pubblico, in particolare venerdì sera faremo una serata di networking, in modo tale che i soci partecipanti dell'associazione e gli ospiti potranno fare un po' di network, conoscenza, interazione tra di loro. Ci sarà una scena conviviale, seguirà poi la visita al Palazzo Ducale di Urbino. La giornata di sabato sarà una giornata piena. Il sabato mattina faremo dei workshop tematici. Ci sono tre workshop paralleli, uno su un ambito più scientifico, uno più ambito su culturale e un altro più comunicativo e divulgativo, proprio sul tema acqua come patrimonio naturale e culturale. Seguirà poi il sabato pomeriggio con un evento di apertura presso il Teatro Sancio di Urbino, in cui ci saranno una serie di ospiti nazionali e anche internazionali che faranno questo salotto divulgativo proprio per parlare sul tema patrimonio acqua. Poi ci sarà domenica la giornata dedicata ai soci dell'associazione, in cui ci sarà l'assemblea dell'associazione. È stato siglato questa mattina in Regione Marche il protocollo tra Umpli Marche e Union Birrai per promuovere la birra artigianale marchigiana all'interno degli eventi organizzati dalle Proloco. Com'è nata l'idea di creare un accordo tra le Proloco e il settore brassicolo marchigiano e quali sono le prospettive future di questo settore? È nata da una proposta maturata dai birrifici all'atere di una riunione che ho organizzato ad Apecchio con la seconda commissione, dove sono state fatte delle proposte che poi sono state concretizzate. Una di queste è appunto questo protocollo importante che promuove la nostra birra artigianale marchigiana all'interno delle fiere sagre delle Proloco. Tutto questo è stato possibile grazie innanzitutto al lavoro di Union Birrai e alla sensibilità appunto dell'Umpli Marche, che appunto vuol promuovere i nostri prodotti tipici. Un ringraziamento particolare anche per il lavoro di coordinamento che ha svolto l'assessore Antonini e il presidente della seconda commissione Andrea Puzzo. Questo protocollo quindi è uno strumento concreto per aiutare i nostri birrifici marchigiani, un settore giovane e diffuso in tutto il territorio marchigiano. Settore brassicolo marchigiano, un settore in fermento, possiamo dire. Quali sono le caratteristiche del birrificio marchigiano del 2024? Quali sono le caratteristiche comuni di questo settore e perché questo matrimonio con le Proloco è importante per voi? Allora, le caratteristiche principali di questo settore è
Bene o male sono tutti ragazzi giovani che guardano con entusiasmo alla birra come un'espressione del loro carattere, un'espressione delle loro caratteristiche del birrificio, con varie storytelling che ognuno, anche nel piccolo, è molto molto interessante, e tutti sono molto attenti alla qualità del prodotto brassicolo, cercando anche di, senza cercando, sicuramente prendendo materie prime di eccellente qualità, ecco. E con la Proloco nasce un accordo innovativo, in che modo vi aiuterà? Beh, di sicuro, come abbiamo detto prima, la cosa principale è quella che deve essere utilizzato il prodotto del territorio in queste tipologie di attività che la Proloco svolge durante le manifestazioni, anche perché il turista che viene, che ne so, da Milano, da Torino, e passa nelle Marche e vede queste realtà del, che ne so, faccio un esempio, il maccheroncino di Campofilone, che è una delle feste, diciamo, molto importanti, e poi trova una birra che non c'entra niente, stona un po'. Trovare i prodotti proprio del territorio con una buona birra marchigiana d'estate fresca è, penso, la cosa migliore che si possa fare, ecco. Le Proloco sempre più ambasciatrici, possiamo dire, del Made in Italy, da oggi ancora di più, perché nelle tavole, nelle iniziative enogastronomiche arriverà la birra Made in Marche. Sì, vogliamo essere vicini anche a questa bellissima realtà, già lo facciamo con i vini, con i prodotti tipici. Noi abbiamo oltre 2000 eventi in tutte le Marche in tutto l'anno, perché no avvicinare anche questo prodotto a quelle che sono le tipicità delle Marche. Noi ci siamo e saremo vicini anche a questo, ecco. Si è svolta ieri al Comune di Macerata la conferenza dei servizi per la realizzazione del sottopasso di Via Roma. Tutti gli attori coinvolti, Regione, Comune, Provincia, ANAS e RFI, hanno espresso parere favorevole e ora si procederà con la validazione da parte della società ingegneristica. Al termine dell'iter tecnico sarà avviato il cantiere nei primi giorni di aprile 2024. Nei prossimi giorni saranno attivate le attività preliminari di allestimento cantiere. In questa prima fase non ci saranno interferenze con la viabilità, in quanto le operazioni si svolgeranno nell'area cantiere. Particolare attenzione sarà dedicata all'eliminazione delle polveri sottili e alla riduzione dei rumori con tecniche di abbattimento innovative, in modo da attenuare i disagi per i residenti e la cittadinanza. C'erano due migranti già espulsi dall'Italia più volte a bordo della Ocean Viking, arrivata ieri al porto di Ancona, con 336 naufraghi salvati dalle acque del Mediterraneo. La polizia, dopo gli accertamenti medici e le pratiche di identificazione terminate solo in mattinata al Pala Indoor, hanno arrestato un tunisino di 27 anni e un pakistano di 36 anni per aver violato il provvedimento di espulsione. Ad entrambi era stata rigettata la richiesta di asilo e nel 2020 erano stati imbarcati a bordo di aerei preposti al rimpatrio. I due arresti sono stati convalidati oggi dal Tribunale di Ancona e il giudice ha disposto l'obbligo di firma fino al termine della procedura, per il pakistano presso i carabinieri di Morravalle, per il tunisino all'ufficio immigrazione della questura di Ancona. I legali hanno chiesto i termini a difesa per valutare un rito alternativo. Ha preso il via la visita istituzionale del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro alla città di Bahia Blanca in Argentina, con la quale Fermo è gemellata dal 1990. Primo sindaco della città di Fermo a visitare la città gemellata, Calcinaro è stato accolto dal console generale Nicola Bazzani presso il consolato generale italiano, che ha sottolineato gli importanti rapporti fra Argentina e Italia, con la città di Bahia Blanca che vede la presenza di ben 24.000 italiani. Per il sindaco Calcinaro, un tour con la collaborazione di Juan Carlos Paialunga, componente di Bahia Blanca del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero per l'Argentina, che vedrà un fitto programma di incontri istituzionali e visite al mondo produttivo e culturale. Con il sopralluogo e le fasi propedeutiche all'installazione del cantiere, questa mattina a Monte Prandone, alla presenza del sindaco Sergio Loggi, del vice sindaco Daniela Morelli e del progettista Giorgio Marasca, del proprietario della ditta Marco Costruzioni di Giulianova, che si è aggiudicata l'appalto, sono partiti i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico Carlo Alberto Dalla Chiesa di via Benedetto Croce. Verrà realizzato un nuovo edificio scolastico antisismico mediante demolizione e ricostruzione del Presso B, che andrà ad accogliere 225 alunni divisi in 11 classi, che oggi sono ospitati nella scuola temporanea di via Circonvallazione Sud a 100 buchi.
Un grosso petardo è stato fatto esplodere da alcuni vandali in piazza Sagrini a Fermo nella notte di sabato scorso. La deflagrazione ha danneggiato un grosso vaso fioriera e un forte boato che ha suscitato apprensione nel vicinato del quartiere Santa Caterina. Il boato è stato accentuato dalla piazza al coperto, per cui i gestori del pub all'interno hanno segnalato l'accaduto alla polizia. Dalle immagini della videosorveglianza raccolte dalla squadra volante intervenuta si sta risalendo all'identità degli autori. Dall'Ego Hotel di Ancona è iniziato il Green Visa Tour, un network di imprese, associazioni e consumatori coordinato dall'ingegner Emidio Capretta, ha predisposto un protocollo per diffondere la cultura dell'ecosostenibilità, oggi incentrato nel settore alberghiero, ricettivo e wellness. Le giovani generazioni chiedono che sia lasciato loro un pianeta in salute. Non possiamo non ascoltarle. Green Visa vuole essere parte del cambiamento, promuovendo buone pratiche ambientali e supportando le imprese impegnate nella transizione ecologica. Green Visa immagina un domani fatto di imprese sostenibili e consumatori consapevoli. E tu, che futuro sogni? La certificazione Green Visa, altamente riconoscibile, intuitiva e rigorosa da un punto di vista tecnico-scientifico, consente alle imprese di comunicare in modo semplice il loro impegno per la sostenibilità ecologica e sociale. Entrare nel network Green Visa significa iniziare un percorso di sostenibilità a 360 gradi, che conduce all'abbattimento e alla totale compensazione delle proprie emissioni di carbonio. Il Comitato Scientifico Green Visa ha elaborato un protocollo specifico per ogni settore economico. Ogni azienda può certificare il proprio impegno con Green Visa. Entra nel network Green Visa, inizia con noi il tuo viaggio nel mondo della sostenibilità. Green Visa, come oggi è stato il battesimo di Green Visa, questa nuova certificazione editoriale sulla Green Economy che stiamo lanciando a livello nazionale. Questa di Ancona è la prima tappa, toccheremo tutte le più importanti città italiane per presentarla appunto al mondo delle attività energivore. Nel caso di specie parliamo di alberghi, condomini, infatti oggi è rappresentante della NACI, Federalberghi, quindi stiamo cercando in modo di spingere. È una certificazione, come dite, smart, in un click, quindi molto semplice, a costi molto ridotti, quindi parliamo di poche centinaia di euro, ma non è il problema il costo, l'importante è far avvicinare chi normalmente alle certificazioni ne sta lontano, perché le certificazioni già hanno dei costi molto importanti. Green Visa si pone ad un costo molto basso, ma non perché vale poco o vale perché i contenuti sono scientifici molto importanti, fatti da professionisti del settore, quindi sempre sulla logica delle carbon footprint, quindi molto importante, ma l'abbiamo resa disponibile, come abbiamo detto nel convegno di quest'oggi, disponibile a chiunque, quindi chiunque può tranquillamente con poche centinaia avvicinarsi alla sostenibilità e dire che sta cercando di fare qualcosa. È una certificazione editoriale, quindi non è una certificazione di tipo istituzionale fatta da enti o altro, ma proprio è una certificazione libera ed editoriale che quindi stiamo cercando di creare una community dove tutti i proprietari, quindi parliamo di ristoranti, wellness, spa, industrie, alberghi, tutte le attività energivore vogliono in qualche modo comunicare all'esterno la propria anima green, quindi dimostrare all'esterno che si sta facendo qualcosa per la sostenibilità ambientale. Questo è molto importante, soprattutto visto anche quello che l'Europa oggi ci chiede, ha approvato il Green Building, quindi l'Energy Performance Building Direct della Comunità Europea, che l'Italia dovrebbe recepire entro 24 mesi, e quindi tutte le attività energivore, quindi che sia residenziale o che non siano residenziali, avranno l'obbligo nel breve di efficientare. Quindi Green Visa darà sicuramente una mano, un supporto molto importante a capire dove sta la propria struttura, in quale fase energetica si colloca. Lo staff di Green Visa è assolutamente a disposizione poi di tutti chi vorrà dotarsi di questa certificazione editoriale, sarà è il primo step, il punto di partenza. Tutto lo staff Green Visa rimane a disposizione di chi vorrà poi migliorare ulteriormente, quindi se l'appetito vi è mangiato, inizia con una prima certificazione che verrà rinnovata di anno in anno, ogni 12 mesi, dove sulla certificazione stessa verrà inserito un QR code che dice cosa ha fatto nell'anno precedente e cosa farà nell'anno a venire, quindi per dimostrare anche per chi è curioso di capire che tipo di attività
sta seguendo il, diciamo, il percorso di sostenibilità che segue. Ripeto, lo staff di Green Visa, fatto di esperti, io sempre sono un EGE certificato, laddove un albergo, un'industria necessita di un'attività di diagnosi energetica o altro, chiaramente saremo disponibili poi ad approfondire tutto ciò che riguarda il settore della sostenibilità. Ancora truffe sono state registrate dai carabinieri di Montegiorgio. Un napoletano pregiudicato e disoccupato ha soffiato 120 euro ad una donna fingendo di vendere una console PlayStation Nintendo. Un 32enne del Lazio, anche lui con precedenti, è accusato di aver truffato la titolare di un bar di Maiano con una serie di raggiri a partire dalla richiesta di una ricarica da 1000 euro su una carta prepagata PostePay. Alla fine ha ottenuto un bonifico online senza pagarla. Altra vittima, una 38enne di Falerone, a cui un sedicente venditore che avrebbe dovuto inviare due pneumatici per la somma di 500 euro, una volta versata la somma su carta prepagata, è sparito. Dai tabulati telefonici è stato individuato un 45enne di Bergamo. Incidente stradale in zona Salette di Fermo nel tardo pomeriggio di lunedì fra una Fiat Panda e un furgoncino che dopo l'urto è scivolato all'interno del fossato profondo 3 metri. La squadra dei pompieri ha estratto le due donne che erano al volante che se la sono cavata con qualche lieve ferita. L'incidente è stato causato dalla strada resa viscida dalla pioggia caduta in zona dopo una mattinata soleggiata e calda. Il tecnico del suono Giuseppe Amabili, di 42 anni, è morto nel sonno all'improvviso. Sotto shock la cittadinanza di Cupra Marittima e il mondo della musica per la sua scomparsa. Giuseppe, brillante carriera tanto da essere nello staff della cantante Levante, che appena appresa la tragica notizia ha annullato il concerto previsto al Teatro Verdi di Firenze. Nella mattinata di lunedì la madre di Giuseppe si è recata nella camera del figlio per svegliarlo in vista dell'impegno lavorativo. Subito la donna, scuotendo il ragazzo, ha intuito la tragedia e ha chiamato il 118. Vani i tentativi di rianimarlo nonostante il massaggio cardiaco. Il medico ha constatato che il decesso è arrivato per un infarto. Il funerale si terrà mercoledì mattina alle 9:30 nella chiesa di San Basso a Cupra. Dopo i successi ai campionati italiani di cucina a Rimini, il team Cuochi Marche è stato ricevuto oggi in regione a Palazzo Leopardi. Il presidente Acquaroli con gli assessori Biondi e Brandoni si sono complimentati con il presidente Santini e il vice Baleani dell'Unione Regionale Cuochi per le 4 medaglie ottenute, di cui 2 ori, un argento e un bronzo. Nella categoria ragazze speciali, starter caldo ottenuta da Valentina Lanciotti e Siria Principi dell'IS Carlo Urbani di Sant'Elpidio a Mare. Nella categoria Lady Chef a Simonetta Capotondi, nella categoria Ragazzi Starter Freddo Antipasto all'Italiana da Camilla Giorgetti e Jacopo Platinetti dell'IS Einstein Nebbia di Loreto, nella categoria Miglior Allievo Scuole Alberghiere ha vinto Gary Adriano Lopez dell'IS Panzini di Senigallia.